Buonasera, allora oggi molti fatti di rilievo nel nostro giornale e siccome su un argomento non se ne può più, ovvero questi lavori della giunta, delle elezioni per decidere sulla decadenza di Berlusconi e ogni giorno c'è o un rinvio o una protesta o una nuova argomentazione, un tentativo di salvarlo, un tentativo di affondarlo, la buona notizia è che almeno taglia la testa al toro è che la decisione, la votazione è stata per accordo che è stato raggiunto, è stata fissata per mercoledì prossimo alle 20:30. Quindi sarà la fine del nostro giornale, sarà durante il programma della Gruber, non importa, ma infine si arriverà a una decisione in questo che è diventato un tormentone. È per dire il vero piuttosto stucchevole, anche se sappiamo che la posta in palio è altissima. Ma vedremo anche come a questo si intrecciano tutte le discussioni sul dopo, soprattutto nel Partito Democratico, dove, come si sa, è in corso la partita soprattutto di Matteo Renzi per raggiungere la segreteria e di lì spiccare il salto verso la candidatura a Palazzo Chigi. Si è incontrato con Epifani, ma bisogna notare che ci sono state moltissime critiche a quello che è sembrato nettamente un suo attacco ieri a Enrico Letta, al suo compagno di partito che attualmente è proprio su quella poltrona a Palazzo Chigi che Matteo Renzi mira a ottenere. Poi c'è la protesta del Movimento 5 Stelle perché 12 esponenti alla Camera del Movimento sono stati sospesi per 5 sedute dalla presidenza della Camera, sono quelli che hanno esposto il famoso striscione sul tetto di Montecitorio, sul tetto del palazzo della Camera. Ebbene, ovviamente questa dura punizione non è stata accolta bene dagli esponenti del movimento, ma bisogna anche dire che in tema di lavori della Camera, di lavori del Parlamento, c'è da sottolineare che è tornata in alto mare niente meno che la famosa legge sull'abolizione progressiva del finanziamento ai partiti. Non è che sia una grande sorpresa, ma insomma non c'è accordo e quindi tutto torna in alto mare a quanto pare. Poi c'è da dire, ci sono dei fatti economici che riguardano sia la Banca Centrale che rassicura, anche se Mario Draghi dice che la ripresa è acerba in Europa, ha usato proprio questo aggettivo acerba. Ma bisogna dire che più che altro siamo interessati ai temi del lavoro che non c'è e anche delle tragedie sul lavoro. Oggi una a Lamezia, là nella zona degli ex impianti SIR, che furono la speranza, il sogno dell'industrializzazione del sud, come l'Ilva di Taranto. Ebbene, 1.400 lavoratori siderurgici messi in mobilità perché il gruppo Riva non può più pagare, essendo che i conti sono stati tutti bloccati dalla magistratura. C'è la Siria anche, ma non ve ne posso parlare adesso perché è in corso praticamente un aggiornamento. Kerry e Lavrov sono arrivati a Ginevra, ne parleremo durante il giornale che inizia tra 30 secondi con i titoli. La giunta del Senato trova l'accordo per la data del voto sulla relazione del senatore Augello, PDL. Sarà mercoledì prossimo alle 20:30, alla fine degli interventi dei partiti programmati lunedì e martedì. Il PD voterà contro il rinvio in attesa della Corte di Strasburgo. Il PDL a favore. Augello attacca. Si vuole abbattere Berlusconi e ciò avrà conseguenze politiche. Casson replica. La legge Severino è costituzionale. Nessuna dilazione. Si voti la decadenza. La decisione sulla decadenza, quella finale, arriverà a fine mese. E nel PDL tiene banco l'attacco di Renzi al Premier. Letta è attaccato alla seggiola, aveva detto il sindaco di Firenze. La battuta non è piaciuta a moltissimi nel partito e soprattutto al segretario Epifani, che oggi l'ha convocato per chiarire. Alla fine del faccia a faccia, Epifani dice: Letta sta facendo bene. Franceschini conferma l'appoggio a Renzi, ma a una condizione: se la smette di attaccare il Premier che sta facendo gli interessi del paese. Critica anche da Civati e da altri esponenti.
Sospesi per 5 giorni, la Camera ha punito così i 12 deputati del Movimento 5 Stelle che sono saliti sul tetto di Montecitorio. È evidente che da parte del Movimento Grillino la cosa è stata presa nel peggiore dei modi. Soldi ai partiti, la Camera rinvia in commissione il disegno di legge del governo sul finanziamento pubblico. PD e PDL presentano emendamenti inconciliabili sul tetto delle contribuzioni private. Divide anche la proposta di SEL, battezzata anti-Berlusconi, che sbarra la strada a chi vuole donare fondi ma è condannato in via definitiva per corruzione, concussione e frode fiscale. I 5 Stelle insorgono, la casta vuole tenersi il malloppo e attaccano anche la scelta di Napolitano che ha nominato Giuliano Amato alla Corte Costituzionale. Il lavoro che uccide, il lavoro che si perde. Due operai muoiono sul colpo per l'esplosione di un silos alla Lamezia Terme, un terzo gravemente ferito. Dopo il sequestro di 916 milioni da parte del GIP di Taranto, il gruppo Riva ferma gli impianti in alcune delle società riconducibili alla famiglia e mette in mobilità 1.400 addetti, quasi tutti al nord, esterni al perimetro dell'Ilva di Taranto. Sulla crisi siriana, nuova offensiva mediatica di Bashar al-Assad, mentre a Ginevra il segretario di Stato americano Kerry e il ministro russo Lavrov trattano le condizioni per lo stop ai raid, il presidente siriano parla alla TV russa e detta le sue condizioni. Siamo pronti a consegnare armi e firmare convenzione contro le armi chimiche, ma gli Stati Uniti smettano di armare i ribelli. Buonasera, infine abbiamo una data e abbiamo un orario, il tormentone sembra spegnersi, mercoledì alle 20.30 la giunta per le elezioni del Senato voterà sulla relazione del relatore Augello e sulle richieste che vi vengono fatte, almeno questo è stato concordato, poi continuano a esserci opinioni opposte. L'appuntamento con il voto è per mercoledì alle 20.30 sul caso Berlusconi. La giunta voterà la relazione di Andrea Augello, PDL. Dopo giorni di scontri e tensioni è stato trovato un accordo all'unanimità sul calendario dei lavori. Ci saranno due sedute lunedì e martedì, poi il voto mercoledì sera. È dunque partito il conto alla rovescia verso un appuntamento che potrebbe segnare la sorte del governo delle larghe intese. Mercoledì si metterà ai voti la proposta del relatore di confermare l'elezione del Cavaliere. PD e PDL, i due soci di maggioranza, voteranno in maniera opposta e questo potrà avere ripercussioni sull'esecutivo. Io credo che sia abbastanza difficile che tutto questo clima non produca delle conseguenze. Oggi è iniziata la discussione generale con il PD che conferma la sua posizione. La decadenza non è una sanzione penale né amministrativa, quindi non si pone il problema della retroattività, spiega Felice Casson. La legge Severino è assolutamente in linea con la Costituzione e il diritto europeo. Chi viene eletto dal popolo, chi si presenta alle elezioni, deve avere dei requisiti, dice la Costituzione e dice la legge. Deve essere degno moralmente. Chi è condannato a 4 anni di reclusione ha perso questo requisito a norma di Costituzione, a norma di legge ordinaria italiana e secondo le sentenze della Corte di Strasburgo. L'ex magistrato smonta così punto per punto le tesi sostenute da Augello. Nessuna apertura al PDL che ha tentato in tutti i modi di dilazionare il voto. In giunta l'asse PD Scelta Civica 5 Stelle porterà, salvo sorprese, alla bocciatura della relazione che chiede di confermare le elezioni di Berlusconi nonostante la condanna definitiva. Subito si nominerà un nuovo relatore. 10 giorni dopo sarà fissata l'udienza pubblica, dove il Cavaliere avrà la possibilità di difendersi di persona in giunta. Il voto finale sulla decadenza è previsto per fine settembre, quindi sarà l'Aula del Senato a doversi esprimere in maniera definitiva. Ma fino a quel momento tutto sarà possibile, un nuovo showdown tra alleati che porti alla crisi di governo, le dimissioni dell'ex Premier, ipotesi di cui si parla molto ma che il segretario PDL Alfano ha escluso decisamente, Berlusconi non farà passi indietro. Poco fa l'intervento del Presidente del Consiglio, sono sereno, prevarrà il buon senso, sono chiari a tutti, anche al Parlamento, i rischi se va tutto all'aria. Questo è quello che succede o che succederà o che forse succederà nella giunta. Intanto in molti pensano al dopo e soprattutto al partito che verosimilmente si appresta a tentare di vincere le prossime elezioni nel modo che non è riuscito soltanto il 24 febbraio scorso. Il partito che ha già peraltro il Presidente del Consiglio in carica, Enrico Letta, il partito del PD e soprattutto c'è l'arrembante Matteo Renzi che ieri ha un po' criticato Letta e oggi si trova a fronteggiare molte critiche. Non vi vedo.
prove di accordo nel PD. Renzi va da Epifani, necessario stringere i bulloni per evitare che l'assemblea del 20 e 21, che stabilirà le regole del congresso, sia un appuntamento al buio, uno scontro tra falangi armate. I nodi di domani arrivano oggi sul tavolo, le posizioni restano distinte ma forse meno distanti, a cominciare dalla data del congresso che oscilla tra il 24 novembre e l'8 dicembre. Altra questione è come agganciare i congressi locali a quello nazionale. I renziani li vorrebbero accorpare per usufruire dell'effetto traino della candidatura del sindaco. Il rischio infatti è conquistare la testa del partito senza avere il controllo del suo corpo. Al contrario, i big attuali vorrebbero separarli. Il punto di caduta potrebbe essere un avvicinamento dei due appuntamenti. Quasi superato invece lo scoglio dell'accorpamento tra le figure di segretario e premier. Possibili primarie per scegliere solo la guida dei democratici, purché siano aperte e non ci sia divieto esplicito per il segretario di partecipare un domani a quelle per la premiership. Nel faccia a faccia non solo le regole, ma anche il rapporto tra partito e governo all'indomani dell'attacco di Renzi a Letta. Pensa solo alla seggiola, per poi accusare il suo esecutivo di immobilismo. Incalziamo il governo, la linea del PD, ma senza mettere nel mirino il premier. Letta sta facendo bene, dice in serata Epifani, e Renzi nel colloquio di oggi mi ha confermato di non voler mettere in difficoltà il governo. Ma l'attacco personale al premier non è piaciuto. Tra i democratici viene bollato come un passo falso del rottamatore. Palazzo Chigi sceglie di non commentare. Qualcuno fa però notare che mentre Renzi attacca il governo, Letta incassa i risultati, tra i quali l'invito di Obama alla Casa Bianca. Franceschini lo difende pubblicamente, sta facendo un lavoro straordinario per il bene del Paese e dopo aver garantito a Renzi l'appoggio di Area Dem, oggi corregge il tiro, purché la smetta di attaccare il governo. Anche Civati, uno degli sfidanti per la segreteria, incalza. Non mi è piaciuto di Renzi l'attacco alla persona di Enrico Letta, perché la mia è una critica politica, dire che Letta è attaccato alla seggiola è ingeneroso. Il problema è un po' più grande di noi, quindi cerchiamo una misura tra la responsabilità nazionale e le carriere di ciascuno. Renzi finisce nel mirino di D'Alema. C'è qualcosa di molto ambiguo nel suo modo di fare. Fa una campagna come se si candidasse a guidare il paese, ma non ci sono elezioni per il governo, dove c'è già un esponente del nostro partito. La sua figura andrebbe bene in caso di voto, ma non ci sarà, a meno che Berlusconi non dia di matto. Ma c'è un altro fronte aperto per via della punizione dura che è stata inflitta dalla Presidenza della Camera ai 12 grillini, ai 12 eletti del Movimento 5 Stelle che srotolarono uno striscione pochi giorni fa sul tetto di Montecitorio. Una notte sul tetto del Parlamento uguale 5 giorni di sospensione. È questa la decisione dell'ufficio di presidenza della Camera nei confronti dei 12 parlamentari a 5 Stelle che venerdì avevano conquistato la vetta di Montecitorio, scendendone sabato poco dopo 24 ore. Un gesto clamoroso deciso in difesa della Costituzione e in particolare dell'articolo 138 contro il cosiddetto disegno costituzionale sostenuto da tutti gli altri partiti meno SEL. Sul presunto surplus di spesa di cui si erano lì per lì lamentati la Presidente Boldrini e poi anche i questori, nemmeno una parola. Mentre loro si lamentano, accolti come imputati, trattati come a scuola. Della seduta nessun riflesso visivo, solo la decisione finale è arrivata con i soli voti contrari del componente della Lega e ovviamente di quelli del Movimento 5 Stelle e una coda di commenti e resoconti scatenati dagli stessi protagonisti del gesto, i quali dicono di aver voluto entrare tutti insieme e non uno per volta come loro richiesto, di aver dovuto lasciare sul tavolo i telefonini cellulari con cui avrebbero potuto filmare l'incontro senza tralasciare un'ulteriore frecciata polemica alla Boldrini. Ci ha detto che lo streaming era vietato dal regolamento. Poi quando Davide Caparini, segretario leghista della presidenza, le ha domandato in quale articolo, lei non ha saputo rispondere. Uno solo a parlare per tutti, proprio quello stesso Di Battista che con la Boldrini aveva avuto un più che vivace scambio di battute martedì scorso, giorno in cui il disegno di legge era arrivato in aula per essere votato alla Camera, episodio che pure figurava all'ordine del giorno. Avevo a disposizione 15 minuti, ha dichiarato Di Battista, ho raccontato quanto successo in un minuto e nessuno mi ha fatto domande, nessuno ha voluto chiedere o approfondire. Parlando del gesto, rifiutano la parola violenza e fanno loro l'espressione disobbedienza civile, cui non escludono di dare un qualche seguito. Non ci siamo pentiti, ha detto sempre Di Battista, rifaremo di nuovo quello che abbiamo fatto. Il questore PDL Fontana, che ha votato le sanzioni, invece spiega, con la loro condotta i colleghi dei 5 Stelle hanno dileggiato il Parlamento e offeso la Costituzione che pur dicono di voler difendere.
Ma c'è un altro fronte che si riapre ed è un tasto dolente per quella che viene definita la casta, il finanziamento dei partiti. Il tema, si sa, è uno di quelli più sensibili e così la notizia del rinvio della legge che abolisce il finanziamento pubblico ai partiti fa subito scalpore. I fatti. Il testo doveva approdare oggi in aula a Montecitorio, ma a larga maggioranza, esclusi 5 Stelle e Lega, è stato deciso il rinvio in commissione. Troppi punti ancora da definire, spiegano dalla maggioranza, meglio qualche giorno in più per approfondirli. I 5 Stelle invece accusano, la maggioranza del rinvio colpisce ancora, vuole insabbiare lo stop al finanziamento pubblico, scarica su questo tema le proprie tensioni interne. Il testo in discussione, varato dal governo e fortemente voluto dal Premier Letta, prevede la fine dei contributi pubblici diretti ai partiti, che saranno invece sostenuti da fondi privati, sia attraverso il 2 per 1000 della dichiarazione dei redditi, dietro indicazione precisa del contribuente, sia con donazioni compensate da detrazioni fiscali. Proprio questo è uno dei principali punti in discussione. Il PD vuole mettere un tetto massimo di 100.000 euro alle elargizioni di un privato per evitare che un partito sia in qualche modo scalabile da chi è in grado di investire somme importanti. Ma sul tetto alle donazioni il PDL non è d'accordo. SEL invece ha presentato un emendamento subito ribattezzato anti-Berlusconi che prevede il divieto delle donazioni per chi è condannato in via definitiva per corruzione, concussione o frode fiscale. Il nuovo calendario fissato nel pomeriggio prevede il ritorno del testo in aula la prossima settimana e dunque il rinvio di oggi non dovrebbe comportare eccessive complicazioni nella tabella di marcia indicata dal governo che aveva previsto il primo sì alla legge entro ottobre. Il ministro delle riforme Quagliariello avverte se i gruppi di maggioranza non troveranno un accordo in aula andrà il testo del governo approvato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri. E c'è anche qualche altra frizione con attacchi anche pesanti da parte del Movimento 5 Stelle e della Lega per la decisione del Presidente della Repubblica di nominare Giuliano Amato, ex Premier e politico di lungo corso, così lo possiamo dire, membro della Corte Costituzionale. Amato diventerà giudice costituzionale tra 4 giorni, quando scadrà nelle sue funzioni il professor Franco Gallo. Il decreto di nomina è già stato controfirmato dal Presidente del Consiglio Enrico Letta. Entro fine anno la Corte Costituzionale deve prendere posizione e decidere definitivamente sulla legittimità dell'attuale legge elettorale del Porcellum e forse dovrà anche discutere sulla costituzionalità e retroattività della legge Severino. Arriva Giuliano Amato e ovviamente ciascuno con le sue dietrologie ci vede appunto qualcosa di losco oppure di ben definibile, giudicate voi. Comunque in realtà Giuliano Amato è uno degli uomini politici di cui più spesso si è parlato, sia come sostituto di Napolitano sia come nuovo Presidente del Consiglio e anche come senatore a vita. Alla fine diventa giudice costituzionale.